Beh, hai vinto contro Antonio Conte e devo essere sincero, nonostante l'ultima partita col Torino, nonostante la vittoria vi abbia criticato, stasera non me la sento di criticarvi. Stasera godo, stasera risultato, stasera sì. Tra l'altro ero in live, ve lo dico già, con la pagina di Nasce, Cresce, Ignora. Per chi non sapesse, hanno anche una pagina dedicata al calcio. Ve lo metto nell'intro. La pagina Nasce, Cresce, Ignora ha 2 milioni di followers e ciao. Mentre a 128.000 ci sta la pagina del calcio, la pagina sportiva di questa pagina Facebook che seguo da una vita. E stasera ero ospite durante la live di questi ragazzi che sono stati gentilissimi. Li voglio ringraziare e mandargli un abbraccio assoluto. E tra l'altro vi volevo anche informare che sarò presente nel post partita di Monza Milan sabato prossimo, sarò ospite di nuovo con loro. Ovviamente non posso sempre dilettarmi nell'essere assente dalle live reaction e post partita del mio canale, anche perché devo portare avanti la mia attività. Anyway, 1-0 al Tottenham, ragazzi, e la live reaction uscirà domani. E tra l'altro, per la gran parte della partita, la live reaction uscirà con anche gli altri ragazzi presenti nella live. Quindi, insomma, oltre a una sponsorizzazione a me, darò una sponsorizzazione a loro. Quindi sarà una cosa molto reciproca. La partita è stata noiosa, non è stata tanto più divertente di quella col Torino, però, vista la differenza di importanza, di tensione, tra quello che anche tra noi gli avversari, la differenza tra gli avversari tra Torino e Tottenham è una partita giocata alla fine con le palle quadre. È buono il fatto per la seconda partita di fila non aver preso gol, che visto quanti se ne prendevano prima è un lusso. Vorrei un po' calcare la mano sul fatto che comunque abbiamo avuto diverse occasioni per poter fare 2-0, a differenza del Tottenham che non si è mai reso veramente pericoloso e non le abbiamo sfruttate. Purtroppo questo è un Cristo in croce che ci portiamo così da una vita e mezzo, praticamente, ripeto, l'ultima partita in cui abbiamo fatto più di 2 gol è stata quella, parlo del campionato, contro il Monza. Continuiamo su questa linea. Io sinceramente non sono molto contento di fare sempre 1 o 2 gol a partita, perché sinceramente poi ti capitano le partite come quella con Lecce, dove devi necessariamente fare più gol e non sei in grado di farli. Poi magari succede che Milan acquista fiducia, riacquista la quadra, ricomincia a giocare anche davanti e la musica cambia. Può darsi. Abbiamo sempre visto che il Milan nel mese di gennaio con Pioli è sempre stato problematico. 2 anni fa con Pioli a gennaio si perse 3-0 con l'Atalanta, si perse 3-1 con la Juve, si perse il derby di Coppa Italia, mi ricordo. Quindi insomma abbiamo avuto un mese di gennaio non tanto facile. L'anno scorso a gennaio si è perse con lo Spezia, si è pareggiato 0-0 con una Juve che era messa malissimo. Abbiamo fatto dei danni anche gli anni precedenti nel mese di gennaio. Quest'anno il mese di gennaio è stato un disastro, però in entrambi i casi ho visto il Milan che da febbraio in poi si è comunque ripreso le sue cose in mano. E quindi io vorrei mettere la mano sul fuoco, cosa che raramente faccio, però vedo un Milan che secondo me può rimettersi sulla strada, anche perché vi devo dire, il fatto che il Milan non vincerà mai il campionato, perché 18 punti da Napoli sono impossibili, secondo me può essere anche un buon incentivo per provare a fare bene. Non c'è più neanche la Coppa Italia di mezzo, quindi penso un buon incentivo per ottenere dei risultati, per dare sicurezza, per dimostrare qualcosa, per dare fiducia ai tifosi. Poi se si arriva a secondi, se si arriva a secondi. Se si arriva a terzi o quarti, se si arriva a terzi o quarti, però comunque il campionato è già andato da tempo, cioè non è che ce ne siamo accorti ieri. Il Milan, secondo me, può essere anche più tranquillo. Ripeto, partita che comunque il Milan ha imparato a gestire. Il Milan ha perso tante sicurezze da gennaio in poi. Ha perso sicurezza nel fare gol, nel saper gestire partite, nel saper difendere, nel saper fare tante cose che prima ormai davamo anche per scontato, a partire dal vincere la partita. Cioè noi, il Milan giocava, non che si vinceva, ma siamo stati quasi un anno senza perdere. E quindi
eravamo quasi sicuri. Cioè, Spezia Milan di gennaio scorso è stata l'ultima sconfitta fino a Napoli-Milan. A Milan-Napoli, per farmi intendere. Poi si è perso con Torino e poi è cominciato il mese di gennaio. Quindi, per dirvi, si è perso 6 partite di quei 4 a gennaio. Da 5 partite si è perso, di cui 3 a gennaio. Quindi al Milan sono crollate certe sicurezze che io mi auguro che piano piano si riacquistino strada facendo. Adesso il Milan ha riconquistato il saper gestire le partite, ha riconquistato magari un po' di sicurezza difensiva. Bene, io spero che allora a questo punto si continui su questa strada e che alla fine si possa veramente arrivare a delle conclusioni. Devo assolutamente scappare, ragazzi. Non c'è tanto a dire su questa partita. Andate, è tutto. Un bacione, sono raffreddatissimo stasera. Ci vediamo per la live action che sarà un po' particolare. Perché sarà un po' particolare. Bacione, ciao a tutti. Date sempre forza mia.